Cosa stai guardando? Te. Sono tanto cambiate. Certo. E meglio. Vuoi sapere una cosa? Dimmi. Sei migliorato anche tu. Sì. Credi? Grazie del complimento. Senti, amore. Amore. Amore mio. Steve, la babysitter. Dovrei essere a casa già da una mezz'ora. Va bene. Ti accompagno. No, lascia perdere. C'è sempre un taxi qui all'angolo. Ma non è un disturbo. Meglio il taxi. Lascia che ti accompagni. Lo sai che mi fa piacere. Vuoi proprio che mi veda nella tua macchina? Non lo so quando torna, potrebbe essere anche stasera. Senti, dobbiamo parlare. Dobbiamo prendere una decisione. Hai deciso tu, tanto tempo fa. Non rivoltare la frittata. Prendesti tu la decisione, io soltanto... Steve! Devo proprio andare. Mi dispiace, cara, scusami. Lascia che ti aiuti. Possiamo vederci domani. No, domani devo portare Kevin dal dentista. Facciamo venerdì. Venerdì ho già un impegno. Weekend è escluso. Sì. Sarà per la prossima settimana. Va bene. Stessa ora, stesso posto. E per fortuna, stesso soggetto. Ciao. Mister Ventura, lei è il funzionario più elevato in grado dell'ufficio antinarcotici dell'ambasciata americana. Lei riconosce in questo cadavere Frank Matthews? È lui Frank Matthews? Sì. E conosceva quell'uomo? Mai visto prima. E lei, signor Kovachian? Conosceva quell'altro? No. Chi è? Charles Villemet, uno di Marsiglia. Mai stato a Marsiglia. Mister Ventura, mi scusi, vorrei rivolgerle alcune domande. Proprio ora, commissario? No, no. Quando è che le farebbe comodo? Non so, oggi. 6:30? D'accordo. Caffè Raffaele? Ok. A proposito, la vittima era sposata. Già. Provvedo io ad avvertire la moglie? Andrò io. Steve? Sì. Sai chi ha ucciso Matthews, no? Ho i miei buoni sospetti. E questo è già il secondo. Scusa, perché non facciamo scomparire Brissard? In gran silenzio. E come? Lo uccidiamo. È contro la legge, Joe. Specie per noi della polizia. Sei matta a venire qui? Rita, io devo parlare. Kevin, metti questo in camera tua, per piacere. Grazie. Oh, quanti impicci. Eravamo d'accordo che non saresti mai venuto qui quando Frank è assente. Mi dispiace tanto, tesoro, ma... Ecco, vedi... Ieri sera...
Kevin, perché non vai fuori a giocare con Jean-Claude? Ma quello non capisce mai. Sei nel suo paese, quindi devi parlare tu la sua lingua. Dai, vai a giocare, su, posa quel mostro. Oh, mamma! Ubbidisci. Rita... Ma perché non ti siedi? Ti faccio un po' di caffè, ci vuole un attimo. Lascia stare, non facciamo complimenti. Sono qui per dirti che la scorsa notte hanno ucciso Frank. Preparo il caffè. Frank! Scusi il ritardo, ho avuto un contrattempo. Grave? No. Allora, voleva farmi delle domande? Lei è nella polizia. E ci sono anch'io. Perché non cerchiamo di aiutarci? Mi sta bene, mi dica quello che sa. Noi sappiamo soltanto che Frank Matthews lavorava per l'ufficio antinarcotici del governo americano e che lei da 6 mesi è il capo di quell'ufficio di Parigi. Non vi si può nascondere niente. Sì. Dica un po'. Perché Matthews aveva un passaporto canadese falso e una falsa tessera da marittimo? Era previsto che fosse di Quebec. Perché Quebec? Perché si parla francese a Quebec. Ah, sì, certo. E la tessera da marittimo? Era andato a Marsiglia per raccogliere elementi contro Jacques Brizard. Oh, risultato? Forse aveva scoperto qualche cosa, altrimenti perché Brizard lo avrebbe liquidato? Lei ha prove di questo? Se le fornissi le prove, lo metterebbe al fresco? Brizard è un... come posso spiegarmi? Un tipo particolare di individuo. Bene appoggiato, personalmente e politicamente. Si potrebbe quasi dire che fa una vita da nababbo. Anche il mio gatto, finché qualcuno non lo ha ucciso. Tanto per tornare a Brizard, è un tipo che se lo si disturba può anche uccidere. È quello che sta cercando di fare con me. Io consiglierei di cominciare con un assortimento di antipasti, seguito da spigola del Mediterraneo flambé allo champagne, con chablis speciale del 70. E poi nodini di vitello alla cacciatora. Per dessert suggerirei un soufflé arlequin con champagne Dom Pérignon del 65. È di sua soddisfazione, Monsieur Brizard? Grazie, tutto alla perfezione. È una cena di beneficenza. Credilo, sia anche il soufflé Arlequin indurrà i convitati ad aprire i cordoni delle loro borse. Credo che ci vorrebbe dell'esplosivo per aprire i cordoni di certe borse, papà. Tu cosa ne dici, tesoro? Prego? Stavamo organizzando il menù, è molto importante. Oh, per me è un'insalata verde. Non la tua cena, stiamo discutendo cosa offrire ai partecipanti a un galà di beneficenza. Quello che decidi tu è ben fatto. Mister Ventura? Le 6 sono passate da un pezzo. Vuoi sapere le telefonate? Spara. Bowen, Evans, Jacobs, Jones e Shaw. E almeno 10 volte il tenace persistente Joe Kovachian, che richiamerà più tardi. Nessun altro? No. Adopriamo un bicchiere solo? Oh. Tieni, serviti. Perché non la smette di torturarsi in questo modo? Che vuoi dire? Andiamo, su. Ci conosciamo da un pezzo ormai. Io leggo in lei come in un libro. Beh, non raccontarmi la fine. Qual è il tarlo che la rode? Vuoi proprio che te lo dica? Detesto questo ufficio. Ma soprattutto detesto questo tavolo. Dovevo rimanere alle operazioni. Secondo me, lì è anche peggio. Sally, ma che cosa mi succede? Una volta mi divertivo facendo il mio lavoro. Ora è il capo dell'ufficio di Parigi. Si adegui. Non posso. Ciao, Jenny. Salve. Oh, Mr. Ventura? Mr. Williams non c'è. Gli dirò soltanto 3 paroline. Gli assicuro che non c'è. E dove sta? Dove sta sempre tutti i giovedì pomeriggio. Ma io là non oso disturbarlo. Ah, già, hai ragione. Mister Ventura, quali sono queste 3 parole? La prima della serie è testa. Io prendo 3 carte. 3. Una.
Ecco una. Vieni avanti. Io passo. Io non gioco. E tre per me. Fred, ho bisogno di parlarti. Sì, ma non durante una partita di poker. Ce ne carico un centinaio. Devo parlarti subito, è veramente importante. Io vedo. Senti, lasciaci in pace, in questo momento si gioca. Ci stai o no? Io ho già coperto. Beh, ce ne vogliono altri 2,50. Io rilancio 2,50. Ecco, i 100 e 2,50. Fred, toglimi da dietro quel tavolo. Hm? Va bene, ti metterò un altro tavolo. Allora, Jimmy, vieni a vedere o no? Me ne vado. Stiamo giocando a poker o facciamo traslochi? Dai, prendi il piatto, hai visto? Ah, accidenti, li abbiamo fregati, guarda che anima di piatto. Dammi le carte. No, 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 salta una mano per piacere, guarda Fred, no, che veramente devo parlare. Non puoi dirmelo in ufficio domani mattina. Fred, senti, è una cosa importante, altrimenti non sarebbe... Senti, perché non me ne andate in camera da letto? Starete più tranquilli. È una buona idea, andiamo Fred. Ok, Jimmy, da tu le carte, lasciatemi fuori un paio di mani. Non gli piace il suo tavolo. Che c'è di tanto importante? Fred, io non sopporto il mio lavoro. Ma se sei venuto per dirmi solo questo, torno a giocare a poco. No, no, aspetta un momento, scusa. Devo chiederti un grande favore. Senti, mettimi addosso la brisata. Sai che non è possibile, Steve. No, ragioniamo un momento. Come sai, prima è toccata a Ed Marcus, vero? E adesso a Frank Matthews. E tu sai che Brizard li ha fatti ammazzare. Sì, ma non puoi provare che sia stato lui. Ma tu lasciami andare a Marsiglia e io ti porterò le prove. Steve, no, 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 non puoi andarci. Ma che cosa vuoi aspettare? Che seppellisca tutto l'ufficio prima che gli vada addosso? Ma perché non la piantate una buona volta? Stronzo! Cerchiamo di chiarire le cose. Sì. Il ministero degli esteri francese 6 mesi fa ha presentato un reclamo contro il tuo reparto. Dicendo cosa? Che stavi infastidendo un eminente cittadino francese. Stronzi. Ti ordino di lasciar perdere Jacques Brizard e tu gli metti Matthews alle costole. Non faccio io le leggi, ma esigo che siano rispettate. E che vuol dire che devo tornare in quell'ufficio? Ci puoi giurare. E finiscila con quel Brizard o ti mando a pascere da un'altra parte. Ah, che razza. Senti, di... Steve, in certi casi non conviene alzare polvere. Hai un buon posto, un ottimo stipendio. Hai l'indipendenza, le spese di rappresentanza. Amministri fondi segreti e puoi spendere $100,000 l'anno. Ah, e non trascurare la pensione privilegiata. Non dimenticarti tu della pensione, mio caro. Va bene. Ti auguro che la fortuna continui ad assisterti. Grazie del sermone, Fred. Ti saluto, stronzo. Chi l'ha detto? Io. Stronzo sei tu. Dove mi portate?
È sicuro di non sbagliarsi? Non dimentico mai le fisionomie, specie queste. Ho appena parlato con Marsiglia. Non possono essere stati loro. Perché? Perché non risultano a Parigi. Le dirò di più, non hanno lasciato Marsiglia negli ultimi 2 mesi. Quindi mi sono sbagliato. Evidentemente. A proposito, è tutta gente di Brizard. Capisco. Lei cosa farebbe se qualcuno tentasse di ucciderla? Quale commissario sono pagato per controllare le mie reazioni? Io non sono pagato abbastanza. Ventura. Sì? Capisco la sua impazienza, la sua rabbia e il suo avvilimento, ma questo è il momento peggiore per fare una mossa di qualunque genere. 4 anni fa un mio collega tentò la stessa esperienza. E come finì? Andai al suo funerale. Oh. E ricordo anche un'altra persona che assoldò un killer che operasse per suo conto. Andai anche al funerale di quell'altro. Del killer? No, di quello che lo pagava. Ah. Oh. Dunque, venga nel mio ufficio e lasciamo perdere questi funerei discorsi di assassini. Ah, un mio amico mi ha mandato una cassetta di Chateau Yquem. Lo ha mai assaggiato? Direi proprio di no. Ne prenda una bottiglia, è un vino squisito. La ringrazio molto. Tutti i vini sono come sciroppetto per me. Sciroppetto? Sì, un succo fatto con l'uva che facevo con i miei compagni da ragazzo per giocare. Ci divertivamo un mondo. Come si chiamava? Come si chiamava chi? L'amico che mi ha regalato il vino? Il killer. Non dirà sul serio. Quanto verrebbe a costare? Mi sta chiedendo di collaborare a un delitto premeditato tramite un agente prezzolato? Non ho chiesto la sua collaborazione. Le ho chiesto soltanto quanto verrebbe a costare. Ma io non ho la possibilità di attingere a fondi segreti. Io sì. Forse c'è l'uomo adatto e può essere assoldato. Mm-hmm. Uccidere Jacques Brizard significa rischiare almeno al 50%. Senza dubbio. Ma una buona borsa potrebbe... Sì, potrebbe spingere un professionista serio ad accettare il rischio. Ha qualcuno in mente? È un uomo molto prudente. Sappiamo di diversi delitti di cui ha la paternità. Per il suo lavoro pretende cifre elevate. Frequenta molte donne, ma nessuna in permanenza. Vive da solo. Guida come un pazzo. Mi interessa conoscerlo. Può provvedere lei? Non c'è problema. Ah, in via ufficiosa, naturalmente. Oh, certo, in via ufficiosa.
Come stai? Johnny! Ma guarda che sorpresa, sono contento di vederti. Quanto tempo è passato? Saranno 5 o 6 anni. 8 o 9 anni. Il tempo vola. Ma che fai adesso? Io mi muovo di continuo. E tu che mi dici? Il solito vecchio strazio. Johnny, ora ho un appuntamento. Devo incontrare una persona. Ma ci vediamo a cena, eh? Io sono al 560. Steve. Sono io l'uomo che aspetti. Hai un appuntamento con me. Ma sei tutto matto. Il killer. Sono io. Johnny, vuoi dire che tu? Perché no? La paga è buona, lavoro rapido. E come diceva quello, non tocchiamo donne e bambini. Ci ammazziamo solo fra noi. Non sei cambiato. No, non sono cambiato, ho solo cambiato lavoro. Senti, non perdiamo tanto tempo, eh? Vuoi far fuori qualcuno? Pagami il giusto prezzo e io ti servo. Johnny, dirò a Briac di parlare con te. Non mi fido della polizia. Sono uno di loro. Tu sei un mio amico. È già, tutto sommato, gli amici che ci stanno a fare. È giusto, Steve. Ci vogliono $25,000. 25? E naturalmente devo sapere dove e chi. Il posto è Marsiglia. Il soggetto? L'uomo si chiama Brizard. Jacques Brizard. Jacques Brizard. Beh, allora saliamo a $50,000. Pagati in anticipo. Johnny, vediamoci qui alle 5. D'accordo. Ah, Johnny, scusami. Di un po'. Perché sei cambiato? Steve, non sono cambiato. Sono sempre lo stesso, adoro le donne, guardo la televisione, devo mantenere mia madre, mugugno per il traffico, il telefono, il tempo, il servizio postale. Sono sempre lo stesso. Dov'è Kurt? A Parigi, per sbarazzarci di Ventura. No, un uomo della posizione di Ventura è molto meglio comprometterlo politicamente. Ma... Dì a Kurt di rientrare, poi vada a Lazare. Digli di trovare subito gente sufficiente a raffinare 4 quintali di morfina grezza. Perché questo cambiamento? Non voglio alcuna interferenza con questa importante operazione. Ma Ventura è... Finiscila con Ventura. Andate piuttosto a prendere gli accordi con Lazare. E niente armi per ora. Qualche notizia su Jacques Brizard. 3 passaporti al nome di John Davos. 1 numero di telefono. Usalo solo se è necessario. Non ti disturberò. Buona fortuna. Steve? Sì? La pappa? Oh, caspita, dimenticavo il meglio. Non li vuoi contare? Ditemi fido. Vorrei riverniciare la macchina. Ma a me sembra nuova. A mia moglie non piace il colore. Ora le mostri i campioni. Lazare, stiamo aspettando un grosso carico di morfina per il 18. Te lo passeremo fra le 3 e le 4 del mattino. Che peso? Sufficiente a ricavarne almeno 400 kg di eroina pura. Ma ci vogliono altri uomini, recipienti più ampi. È un tuo problema. Andiamo. Se proprio vuole riverniciarla e buttare il denaro, padronissimo, tutto si può fare. Va bene, ma deve essere pronta per il 18. Sarò puntuale.
Scusa il ritardo, metto le valigie in macchina. No, no, Steve, non ti disturbare, vado con il taxi. Sono già talmente in ritardo. No, nessun disturbo. Kevin! Kevin, fa presto! Quando ci rivediamo? Non posso prevederlo fin da ora. Devo prima sistemare tutte le faccende di famiglia. E quanto ti ci vorrà? Ma 2 o 3 mesi, sai, è difficile prevedere. Ti seguo fino all'aeroporto. È meglio che ci salutiamo qui. Ma non possiamo salutarci così. Ti prego. Come vuoi. Ehi, capo, ha detto alla mamma, eh? Sì, zio Steve. Bravo, ti chiamo domenica. Va bene, non mi muoverò da casa, Steve. Ciao. Ti servono soldi? No, no, grazie, non ne ho bisogno. Sta tranquillo. Ciao. A presto. Allons-y, vite, s'il vous plaît. Ciao, Steve. Oh, appuntamenti profumati. Già. Ma ne vale la pena? Credo di sì. Che hai trovato? Una tombola. Potresti mettere le grinfie su Blizzard. Come? Vedi quel tizio laggiù? È disposto a soffiare per $1,000. Che cosa sa? Aspetta qui. Ciao. Come andiamo? Ok. Vedi quello davanti al Vespasiano? È lui che scuce la grana. Lo chiamo? È lui. Ciao. Ha portato i soldi? Beh, eravamo d'accordo per $1,000. Già. Ma lui che sa, con calma. Digli quello che hai detto a me. Il carico parte dalla Turchia stasera. Diretto dove? Marsiglia. Ah, e arriverà? Il 18. Quanta roba? 400 kg. 400 kg di cosa? Morfina grezza. Ah. E chi è che compra? Non lo so. Ah! Ieri lo sapevo. Stare, Joe, niente violenza, non serve. Chi compra? Brizard. Jacques Brizard? Jacques Brizard. Marsiglia è grande, dove scaricano? Non lo so. Non sai dove scaricano? No, veramente. Il
Come le dicevo, questo mio amico ha una Mercedes 300 SL, ala di gabbiano. Sa qual è? Ma sì che la conosce, quella che per entrare si alza lo sportello e hop! Ah, sì, sì, è una macchina splendida, ma ci fa un caldo d'estate. Ah, sì, senza scampo. Spese una fortuna per metterci l'aria condizionata, ma c'era un solo problema. Una volta messo l'impianto non c'entrava più lui. Qui non si paga mai, si firmano solo i conti. E dato che lei non è socio... Oh, a che ora si cena? Venga per l'aperitivo. Stavo solo scherzando. Io no. Come ci si veste? Una cosa qualunque, anche sportiva. D'accordo, quello che serve. Bang. Notizie di Tere? No, per questo ho telefonato. Voglio annullare il contratto. Perché? Beh, ho cambiato idea. Ci arriverò in un altro modo. E come? È un'ottima domanda. Comunque chiami i suoi di Marsiglia e faccia arrestare Tere. Sì, ma con quale pretesto? Oh, che importa? Rapina, omicidio, basta solo fermarlo. Non sarà mica tanto facile. Che vuol dire? Ma io ai miei colleghi non posso dare false identificazioni. Ah. Però può raccomandare un killer per un omicidio. Via, su, telefoni. Fermi da re. Mi chiamo Davos. Miss Brizard mi ha invitato a cena. Sì, signore. Venga avanti. Ha trovato facilmente la villa? Fino al cancello è stato facile. Era la casa che non trovavo una volta dentro. Mio padre sta aspettando di conoscerla. Benvenuto in casa mia, Mr. Davos. Molto piacere. Contessa, posso presentarle Mr. John Davos? La contessa d'Orville e Madame Apcar. Mia cara, penso che il tuo amico gradirà qualcosa da bere. Whisky liscio, prego. Lei è a Marsiglia per affari o per diporto, Mr. Davos? Beh, un po' di tutto. Le auguro che il suo viaggio riesca bene, a tutti gli effetti. Finora è stato molto piacevole, Monsieur Brizard. Ecco perché il galà di beneficenza verrà chiamato Sopravviviamo tutti insieme. Bravo, Monsieur Brizard. Lei ha il mio appoggio incondizionato e una cospicua donazione. Grazie. Si interessa anche lei di queste opere, Mr. Davos? Sopravvivere è lo scopo della mia vita. E quale aspetto dei problemi ecologici la interessa di più? La superpopolazione. Sa lei, Mr. Davos, che ai tempi di Gesù Cristo c'erano al mondo 100 milioni di persone, che nel 17° secolo erano già diventate 500 milioni? Io di
dico che i poveri fanno troppo l'amore, quale sarebbe la soluzione? Io avrei una soluzione. E quale? Non il controllo delle nascite o l'aborto, spero. È quello che aveva in mente? No, niente del genere. Allora cosa? Certa gente dovrebbe essere eliminata. Già? Ma quale gente? I malvagi. Sì, ma chi sarebbe chiamato a giudicare? Ma io naturalmente, contessa. Altrimenti potrebbero eliminare lei. E dovrebbe vedere come ballo. Non faccio l'amore in TV. C'è l'impianto in tutta casa per l'assicurazione. La prudenza non è mai troppa. Che ne dici, bellezza? Facciamo colazione insieme domani al club. Grazie. Ma domani pagherò io. Ci vediamo a luna. Desidera? Un chilo. Bene. Ecco lei. Tenga. Grazie. Un grosso carico arriverà a Marsiglia il 18. Sai dove? Non lo so. Sicuro che sia proprio il 18? Certo. Fournier! Sì? Il suo vero nome è Deray. Ricercato per rapina in banca e omicidio. Ne sei sicuro? Da solito poliziotto. Dove ti trovi ora? Vicino al nuovo grattacielo. Arrivo subito, aspettami. Ok. Vi prego di scusarmi, signore, c'è un contrattempo. Le dispiacerebbe venire con me? Parleremo strada facendo. Torneremo in tempo per il caffè. Con permesso. Mi permette un momento, signor Brésard? Quasi tutti siamo esseri abitudinari, non è d'accordo? Fedeli agli stessi prodotti, usiamo le stesse auto, mangiamo lo stesso cibo. Rientriamo tutti in un sistema. Io mi servo dello stesso sarto da 30 anni. Quando mi trovo a mio agio con certe cose, non le abbandono. Sì, lo faccio anch'io. Nel suo caso, sono quasi sicuro che lei usa sempre la stessa marca di pistola. Beh, questo dipende. Che tipo è indosso in questo momento? Mi congratulo per la scelta. Devo parlare con l'assistente ai lavori, venga con me. Spero che lei non soffra di vertigini.
Per quale ragione mi ha mentito? A che cosa si riferisce? Lei è ricercato dalla polizia per rapina e omicidio. Io non faccio rapine, non è il mio genere. E qual è il suo genere? Beh, dipende da quello che le occorre. Uccidere qualcuno. Che prezzo? $50,000, d'accordo? Quando? Ora. Ma quando avrò i $50,000? Subito. Quale dei due? Non quello a destra, quello è Calvert. È lui che deve pagarla. Calvert dice che hai fatto un buon lavoro. Ho voluto assicurarmi personalmente che tu fossi debitamente pagato. Grazie, Monsieur Brizard, grazie. Sarà quello lì a pagarti. Calvert? Monsieur Brizard ha detto che mi pagherà lei. Il suo portafoglio. Quando la polizia lo troverà, crederanno che il morto sia lei. Non crede che lo riconosceranno? Dopo il trattamento, no. Che cosa hai combinato? Diceva sempre che non poteva vedere il suo tavolo? Ma certo, è una buona idea. Congratulazioni. Che c'è di nuovo? Oh, niente di particolare. A parte il fatto che gli ispettori contabili le stanno alle calcagna. E perché? Primo, la sua sezione ha superato il bilancio del 26%. Ah, al diavolo. $50,000 sono una bella tombola. Quella me la vedo io. Senta, a me può dirlo, Steve. Cosa ne ha fatto di quella somma? L'ho imboscata in Svizzera, cara. Forza al lavoro. Ah. Pronto? Ufficio del signor Ventura. Vorrei parlare con lui. Chi è al telefono? Il commissario Briac. Il commissario Briac. Ah, sì, vengo. Ciao, come va? Direi tuttora a Marsiglia. Lo hanno beccato, eh? Lo può dir forte. È precipitato da un grattacielo di 35 piani. E alla morgue. Ha capito quello che ho detto? Eh? Ah. Sì, sì, grazie. Fammi un biglietto per Marsiglia. Dere, alias Davos. D-A-V-O-S. Sì. Come la situazione? Aspetto che mi richiami.
Piacerà lavorare con mio padre? Perché no? Mi paga bene. E ci sono tanti vantaggi accessori. Ora faccio io una domanda. Ti piace essere la figlia di tuo padre? Altro che. E come stavi dicendo tu, ci sono i vantaggi accessori. E tuo padre è vivo? No. Ti manca molto? Mi mancava molto quando era vivo. Ora che è morto, io non riesco a ricordarmelo. Hai paura di morire? Non ci penso mai. Perché preoccuparsi di qualcosa che succederà comunque? È un vizio delle persone. Pensano troppo ed agiscono poco. Per esempio? Un fotografo una volta mi spiegava la differenza fra il dilettante ed il professionista. Diceva: il dilettante prima pensa e l'attimo gli sfugge. Il professionista sfrutta l'attimo e ci pensa dopo. Tu come ti consideri? Beh, cerchiamo di metterla in questo modo. Se noi troviamo l'attimo, io suggerirei di approfittarne e rifletterci in un secondo momento. A 3 chilometri a sud dell'autostrada c'è uno dei vecchi fortini della linea Maginot. È qui, proprio vicino a Mulhouse. Lì lei troverà un uomo, si chiama Rouget, che l'accompagnerà all'appuntamento stabilito. Ma lei non molli il denaro finché non farà il prelevamento. Rouget le darà un passaggio in macchina fino a Lione, da dove in treno lei ritornerà a Marsiglia. Gradirei che lei partisse subito. Ok, prendo il giubbetto. Fino a domani. E dove vai? Vado solo fuori città. Ti chiamo appena ritorno, capito? A presto. Buongiorno. Buongiorno. Ecco qui, la lista degli invitati. Ah, bene, ci sono anch'io? Oh, figurati. Sera c'è il gala di beneficenza. Io sarò presente all'inizio, ma posso raggiungerti alle 11 e trattenermi fino a mezzo. Sì, così avremo il tempo di sistemare la parte finanziaria. Io direi di vederci all'esterno del Buenos Aires alle 11 in punto. No, non dentro il locale, all'esterno. Allora d'accordo, ci vediamo. Calvert l'accompagnerà all'aeroporto. Si faccia vivo appena rientra.
Al comando di polizia. Ritorno subito. Aspetti. Messie Marsac, sono stato informato che un grosso carico di droga sta arrivando a Marsiglia. Che tipo di droga? Morfina grezza. Quanta? 4 quintali. Sa chi è che compra? Lo sa meglio di me. Chi, Mister Ventura? Chi compra tutta la droga che passa per Marsiglia? Jacques Brizard. Anche questa volta è lui il destinatario. Ha altre informazioni per noi? Arriverà il 18. Mister Ventura, lei è venuto per dirci che aveva informazioni importanti. 4 quintali di morfina grezza sono trascurabili? Noi sapevamo già di questa spedizione. Lo sapevate già? Sì, lo sapevamo. Fargas ha ricevuto la soffiata da un informatore. E che cos'altro le ha detto? Niente, l'hanno steso in mezzo alla strada appena l'ho lasciato. Come conta di muoversi? Non si preoccupi. Brizard è sorvegliato per tutte le 24 ore. Ah, sotto sorveglianza. Non possiamo far altro che aspettare. Ho capito. Bene, mentre voi aspettate, vi dispiace se do un'occhiata in giro? Faccia pure, ma non si sperda a Marsiglia. Ho qui la carta. Puntualissimi. Avete qualcosa per noi? Lei ha qualcosa per me? La dichiaro in arresto. E perché? Detenzione di sostanze stupefacenti. Thank you.
stanza con bagno. E mi dia anche un gettone. Pronto? Lucien? Sì. Dov'è che puoi raggiungermi? Perché non vieni qui in villa? No, no, meglio di no. Allo Yacht Club, ti aspetto fra 3/4 d'ora. Al parcheggio. D'accordo? Come vuoi. A presto. Tere ha un appuntamento con Lucien allo Yacht Club. Perché non sei venuto alla villa? Papà è stato in pensiero per te. Dì a tuo padre che sto bene. Perché non glielo dici di persona? Lo farò quando lo vedrò. Senti, non sai per caso dove si trova tuo padre in questo momento? Ha una riunione e subito dopo verrà qui. A che ora? Presto. Beviamo qualcosa, poi ceniamo con lui. Ah, no, no, devo vederlo da solo. Abbiamo alcuni affarucci da sistemare. Va bene. Resterò qui con te finché non arriva. No, 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 ho un'idea migliore. Tu te ne vai a casa, ti fai un bagno profumato, tieni le luci basse, ti avvolgi nelle lenzuola di seta e... E poi io verrò a trovarti appena finito qui. Mi scusi? Sì? Saprebbe indicarmi la strada per l'Avenue de la République? Certo, è in questo punto qua. Guarda che è successo. Trovalo. La scorsa notte un piccolo quantitativo di droga è stata sequestrata dalla polizia a Mulhouse. Quant'era? Mezzo chilo. Marsà, io sto cercando 4 quintali di droga e lei... Mi lasci finire. Due delle persone coinvolte sono agenti di Brizard. Ah, ho capito. Avrebbero agito così per trarci in inganno. Esattamente. C'era anche un terzo uomo, un forestiero che è fuggito. È un killer. Si chiama Deré. Deré? Il nome le dice qualcosa? Mi dice che sono rimbambito. Anch'io lo dico parecchie volte di me stesso. Lei sa qualche altra cosa che non vuol dirmi. Perché? Voglio avvertirla.
Io non so perdere. Mister Ventura è in ufficio? No, non c'è. Ah, bene, cerchi di rintracciarlo e gli dica di chiamare stanza numero 10 al 432-721 Marsiglia. Camera 10. E gli dica anche che la cosa riguarda il contratto. Riguarda il contratto? Sì, esatto. Grazie, arrivederla. Aprite, polizia! Avanti! Novità? Brizard non è più sotto sorveglianza, né lui né i suoi accoliti. Perché? Perché dà un galà di beneficenza e quindi la droga non arriverà questa notte. Lei è pronto a crederci? Che importa quello che penso io? Mi è stato ordinato di lasciarlo in pace. Questa è la situazione. Marsa, trascuri gli ordini. Insieme lo becchiamo. Io ho famiglia e non posso cambiare il mondo. Ma io ci proverò. Sì? Sta zitto. Vieni al Grand Hotel, camera 112, al più presto possibile. Che è stato? Un morto che cammina. Arriverò appena sistemato qui. No, no, la festa è da quella parte. Ma devo fare una visita prima. Aspetti, venga con me. Non sono vestito per la circostanza. Oh, non ha importanza. Oh, grazie. Guardate chi ho trovato. Ah, il riduttore di popolazioni. Continua ad uccidere gente? Ad ogni occasione. Dove ti sei cacciato? C'è stato un contrattempo, non ho potuto avvertirti. Dov'è tuo padre? È andato al telefono. Ci starà molto? Chissà. Una volta sparì per un mese. Ritorno subito. Quando? Prima di un mese. Non lascio mai la chiave nella toppa. Non badare alla chiave. Spacci droga per Brizard? Ma che diavolo stai fumando? Parliamoci chiaro, amico. Cos'era quella droga dell'altra notte? Un bidone di Brizard, non ne ho colpa. Io non spaccio droga. Inoltre, per tua informazione, io non rapino banche. Tu ammazzi soltanto. Sì, Steve, ci sfango la vita. È per questo che ti ho telefonato. So come beccare Brizard questa notte. Lascia stare, ho cambiato idea. Scusami, Johnny, ma non mi servi più. Ah, sì? E per il nostro contratto? Non vorrai indietro denaro, vero? Puoi inghiottirlo se vuoi, arriverò da Brizard da solo. Credi di poter uccidere Brizard? Non mi ritieni capace. Ah, non dico questo, ma ti ci vuole un aiuto. Abbiamo tutti bisogno d'aiuto. Hai qualche idea? Non sono abituato ad accettare ricompense per un lavoro non fatto, questione d'amor proprio. Per giunta, siamo o non siamo amici? Lo sai che il tizio è giù che partecipa a una festa di beneficenza? Altro che, se ti ci vuole aiuto.
Sei fuori allenamento. Perché? Non è in salone. Ma io sapevo che... No, no. Ha un appuntamento con qualcuno in un locale chiamato Buenos Aires. Fra mezz'ora. Quello lavora per Brizard. Sì, lo conosco. Fate presto, devo tornare all'albergo. Non sia così impaziente, Brizard. Vuol dire che lei mi arresta, Briac? No. No, la ucciderò soltanto. Lei e Calvert. Dopodiché si impadronirà della merce. Ha indovinato. Ventura penserà che è stato De Re ad ucciderla. La storia è finita.
Lucien, domani ci imbarcheremo e andremo a fare una lunga crociera. Dove? In un paese caldo, pacifico. Come? Lei è contro l'inquinamento? Ah, sì, certo, è proprio per questo che sono qui, grazie. Vogliamo ballare? Certo.